Un salutone, un abbraccione dal vostro Italo FIFA Gamer, benvenuti in questo nuovo video. Ieri c'è stato il derby, parliamo del derby e di ciò che ha circondato questa partita, il derby della Madonnina. Io oggi voglio soffermarmi su Icardi, Mauro Icardi, il bomberone che ha fatto una marea di gol. Ma vi spiego il motivo per cui il buon Icardi ieri si è mangiato due gol clamorosi, che normalmente lui è un cecchino infallibile, invece sotto porta, a due metri addirittura sotto la porta, proprio sotto, è uno proprio all'ultimo minuto di gioco, si è mangiato il gol. La colpa è di Wanda. Chi è Wanda? Wanda è la sua compagna. Wanda, la colpa è di Wanda per il motivo che ieri era mercoledì, lui prima della partita, sicuramente la Wanda l'avrà turbato, perché se voi guardate attentamente la scivolata, il tentativo di tiro, lui mirava un'altra cosa, non mirava certo la porta, quindi lui ha avuto delle allucinazioni proprio impressionanti, ha visto forse qualcosa o qualcos'altro, e quindi la colpa è di Wanda. Wanda, tu il giorno prima delle partite o il giorno stesso lascia stare Mauro, perché lui, se no, proprio ci sono le prove eclatanti, lui in parte di prendere la porta prende un'altra cosa, quello stava a mirare qualche altra cosa e quindi si è mangiato il gol. Quindi Wanda, tu cercati di calmare, magari lo coccoli o lo fai diventare più grosso durante, quando non ci sono le partite, se non Mauro, il buon Mauro, quello c'ha altri pensieri sulla testa, in parte di un pallone, quello vede un'altra cosa e mira proprio fuori dalla porta. Quindi le motivazioni è tutta colpa di Wanda, c'è una colpa proprio impressionante. Comunque sei una bella donna, questo dobbiamo dire tutti quanti noi tifosi amanti di calcio, amanti di belle donne. Quindi ragazzi, la colpa è di Wanda, Icardi viene perdonato perché lui era tipo, aveva uno shock e quindi va perdonato, perché lui è un cecchino di quei cecchini micidiali. La partita è stata, come ho detto nel video di ieri, ve lo andate pure a guardare, è stata una partita più dominata dall'Inter, ma il Milan ha giocato tatticamente molto ben messa, faceva qualche ripartenza, ha avuto pure qualche piccola occasione. L'Inter è un pochettino di più, ha giocato, però Icardi si è mangiato due grosse occasioni che non hanno permesso di vincere. Comunque questo risultato va bene alla Roma, che non viene sorpassata dall'Inter, va bene pure all'Inter, che tiene a distanza il Milan, ormai 8 punti non li recupererà penso più. Ormai la lotta sarà a 3 per il terzo e quarto posto tra Lazio, Inter e Roma per 2 posti in Champions. Auguri e un saluto pure agli amici milanisti, i tifosi della Roma, gli amici juventini, i tifosi dell'Inter. Questo era un video per strammatizzare un pochettino. Se vi piace questo tipo di video, perché io non posso fare live fino a giugno, che sono stato bloccato per copyright, lo ripeto, per questo motivo adesso mi metto a fare questi tipi di video sul calcio, anche se si facevano prima ma erano più live che video. Lascia un like, iscriviti al canale, condividi. Un salutone, un abbraccione dal vostro Italo FIFA Gamer. Io vi dico sempre ciao, miau, bau, belli, a chicchi. Ciao, buon calcio a tutti. Ciao, stasera gioca pure la Lazio. Forza Lazio, ciao.